Alla ricerca dei sapori del territorio, uno dei prodotti più interessanti della gastronomia piemontese, il tartufo bianco d'alba, il tuber magnatum pico. Siamo a Montiglio Monferrato per la prima fiera di stagione, un prodotto che andrà avanti con alterne fortune sino a inizio febbraio. Piercarlo Negro, presidente della Proloco di Montiglio Monferrato, un impegno notevole che dura 2 settimane. Sì, sicuramente un impegno di tutto il paese, direi, perché noi siamo 1700 abitanti e in questa manifestazione sono occupati più di 100 persone. Abbiamo anche tanti amici che ci danno una mano dai paesi vicini, o meglio, dalle frazioni di Montiglio e dalle varie associazioni che compongono questo paese un po' variegato, no? Con 13 frazioni, 2 comuni che sono stati fusi più di 10 anni fa nel comune di Montiglio Monferrato. Una caratteristica un po' dell'astigiano, dei paesi dell'astigiano che partecipano intanto al Festival delle Sagre, e ognuno con un piatto particolare. Il piatto di Montiglio qual è? Allora, noi in effetti portiamo 2 piatti, portiamo la rollata di coniglio con polenta e funghi porcini, e poi portiamo la nostra torta di nocciole, che è il dolce caratteristico delle nostre colline, con il malvasia. Piero Botto è presidente dell'ATAM, ma che cosa vuol dire? L'ATAM è l'associazione che raggruppa i cercatori astigiani e monferrini. La ricerca del tartufo sta diventando sempre più interessante, anche perché c'è più gente che apprezza il tartufo, ma i terreni come sono? Si stanno depauperando ultimamente? Ecco, questo è un problema piuttosto complesso, però diciamo che per intanto aumentano i cercatori, e aumentano in modo, direi, noi tutti i mesi abbiamo una commissione d'esame che licenzia qualcosa come una 30ina di cercatori, e quindi voglio dire ogni albero, come si dice dalle nostre parti, fa la propria ombra, e di conseguenza i chili che raccoglieva un cercatore una volta diventano dimezzati netti per i molti cercatori che abbiamo. Dopodiché chiaramente i nostri terreni produttivi, è chiaro che anno per anno vanno sempre un po' calando, perché manca l'operatività del coltivatore diretto, che una volta puliva i boschi, puliva i terreni in un certo modo. Adesso con questi grandi mezzi motorizzati gli alberi danno fastidio e di conseguenza vengono abbattuti. Ecco, ricordiamo per chi non lo sa quali sono gli alberi principali adatti per i tartufi. Bene, abbiamo la quercia, che voglio dire è la mamma di tutti gli alberi, poi abbiamo il tiglio, il pioppo, sia pioppo bianco che pioppo nero, il salice e alcune varietà che cominciano a produrre, diciamo, se sono in simbiosi, vale a dire se sono accomunati da altri alberi, tipo la betulla, tipo il leccio e alcune altre varietà che in Piemonte non producono ma in centro Italia producono. Una stagione abbondante questa si preannuncia. Si preannuncia, attualmente non è ancora abbondante, proprio perché siamo in ritardo come annata, perché ha piovuto fino a tardi. Normalmente una volta pioveva aprile, dicevano aprile ogni goccia un barile, invece ha piovuto tutto giugno. L'annata buona sarà, diciamo, da verso il 20 di ottobre in avanti, si preannuncia un'annata buona con dei prezzi in ribasso, perché non credo che raggiungeremo i prezzi degli altri anni, 400 euro letto, cosa. Speriamo bene, cosa vuole? Noi andiamo lo stesso, noi siamo appassionati.